Juan Calenna si sulta una lena caputada, la cigüetta la usa e la sua mamma le scappata. Se ricordi che il cielo la piangi per un mese, la gente la tremava in tutto il paese. E il suo padre era un fantasma, le mai compari. E il suo zio pulenta un giallera sempre giù tradì. E il suo nonno selvatic, la fame immigrante, con in mano un fulgen e senza imitante. Per tutti i geni ormai e anche per i sciuri, il suo nome era bestia, casti del signor. Fie del temporale, della stella sgavezzata, del te tagliava il col come fa una cicada, casti del signor. Faccia la faceva paura ai serpenti, e se te l'incrusava che era poco deve scontente. L'era come un diavolo venuto dalla montagna, e il che era proprio e lui fu anche il cagna. E viaggiava della neve in se la faccia dell'inferno, veniva giù del mondo, menava tra l'inferno. L'era sempre un spurcelente, vestì come un tussac. L'era il bestia, bestia crama, il soffulcente la maestra. Per tutti i geni ormai e anche per i sciuri, e il suo nome era bestia, castig del signor. Via del temporale della stella sgavezzata, e il te tagliava il col come fa una cicada, castig del signor. Se guardava in un sedello, e quel che vedeva l'era mea pettambel. Ed era anche una tusa, l'era bella come il su. Gada al soffulgen, mi sembra più vedù. E spiava quella tusa quando andava giù a lava, perché gli piaceva sentirla cantare. E sentiva il cuore verde come un fic. Lei era una rosa e lui maste un tic. Per tutti i geni ormai e anche per i sciur, e il suo nome era bestia, castig del signor. Via del temporale della stella sgavezzata, e il te tagliava il col come fa una cicada, castig del signor. Giornata di festa a Caslino d'Erba, la 17ª edizione della Fiera Caprina, occasione sicuramente per l'intero paese, una grande giornata di partecipazione. Ne parliamo con il sindaco, il neosindaco Marcello Pontigia. Abbiamo detto coinvolto praticamente l'intero paese. Esattamente, coinvolto l'intero paese, c'è stato l'aiuto di tutte le associazioni, partendo dagli allevatori, con gli alpini, il CAI, l'associazione giovanile dei Peter Pan e anche dei privati, quindi c'è stata un'ottima interazione tra pubblico e privato e direi che è venuto bene, diciamo, tutto l'evento ha avuto successo anche per la clemenza del tempo che indubbiamente ci ha favorito. Per occasioni di questo tipo, strutture come l'ex Filanda recuperate è sicuramente occasione propizia per organizzare eventi, manifestazioni. Sicuramente abbiamo la possibilità di utilizzare il centro polifunzionale. Adesso stiamo cercando di avere, diciamo, un ampliamento per quanto riguarda il discorso delle possibilità dal punto di vista legale di poter avere una capienza maggiore, comunque sicuramente faremo di tutto per cercare di sfruttarlo al meglio. Le possibilità ci sono, sta a noi adesso creare, diciamo, degli eventi in modo da non lasciare questo posto inutilizzato o sottoutilizzato. Anche il centro storico trasformato in isola pedonale può essere un'idea magari temporanea? Ma diciamo che quello diventa più problematico, sicuramente in queste occasioni era a mio avviso doveroso, per quanto riguarda la normalità diventa praticamente impossibile, però in queste occasioni spero che ci sia la possibilità di ripetere, perché secondo me c'è stata appunto
vi ripeto, la possibilità di girare per il paese tranquillamente, senza l'assillo delle macchine, visitare delle corti che molti di noi, pur essendo di Caslino, non hanno avuto l'occasione di vedere. In queste corti sono state posizionate, diciamo, delle bancarelle, quindi dei mercatini. Ritengo che anche questo abbia contribuito alla giornata di festa. Coinvolte positivamente anche le associazioni e il volontariato? Decisamente, direi di sì. Posso veramente ringraziare tutti, perché senza l'aiuto di tutti non avremmo potuto fare quello che abbiamo fatto. Anzi, devo dire che il merito, ripeto, è di queste persone, in primis degli allevatori, che oltretutto ci hanno proposto di fare la festa di domenica e noi l'abbiamo accettata volentieri, perché quello che pensavamo e che sembrerebbe essersi verificato, il fatto che di domenica la gente ha più tempo, essendo libera da impegni lavorativi, e infatti c'è stata una partecipazione massiccia. Poi anche di tutte le associazioni, perché senza il volontariato purtroppo diventa tutto problematico. Per fortuna a Caslino, devo dire, c'è stato un grosso riscontro. Dal Salmo numero 8, all'uomo hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare. Ecco, un bellissimo salmo che ci ricorda che all'uomo è stato consegnato tutto. La benedizione non sarà tanto per le capre, perché non sono battezzate, poverine, sono come tutti gli animali, sono utili, preziosi e belli, ma non sanno, noi sappiamo, vero? Noi sappiamo di essere battezzati, quindi la benedizione è per noi e ovviamente di riflesso anche per questi beni che Dio ha messo nelle nostre mani. Recitiamo insieme un Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, che tutto hai disposto con meravigliosa sapienza e all'uomo fatto a tua immagine, hai conferito il dominio su tutte le creature, stendi la tua mano, perché questi animali ci siano di aiuto e sollievo nelle nostre necessità, e fa che in armonioso rapporto con la creazione impariamo a servire e ad amare te sopra ogni cosa. Per Cristo nostro Signore. Amen. E per intercessione di Sant'Antonio Abate, benedica il Signore tutte le persone presenti e tutti gli animali. E anche queste belle immagini che andranno ai tuoi amici. Andiamo in pace. Nel nome di Gesù. Il fondo del sovicer colorata in rosso e in negro come col son di carabinier, si gamara il soltaggio della sua moto taroccata e il varda in circo un tiso che gan l'effetto della pesciata. L'estate c'ha, l'estate là, la diurziale n'ha in preson e il supporta più la radio e i ciclamini e n'ha i pevion. Si gamara, Sugamara, thank you.
parola passa ora al consigliere regionale Alessandro Fermi, un evento importante per riscoprire territorio e tradizioni locali. Sì, sono veramente contento questa mattina di essere qui per questa ormai tradizionale mostra che devo dire è stata portata di domenica e l'affluenza della gente mi sembra che dimostri il successo dell'iniziativa. Devo dire tra l'altro che come presidente della Commissione Agricoltura mantenere vive tradizioni come queste, ma non soltanto mantenerle vive, anche farle conoscere ai giovani, perché ci sono tanti ragazzi, domani verranno i ragazzi delle scuole, far capire questo mondo che alla fine è un mondo importantissimo per Regione Lombardia, è un passaggio che non deve mai essere trascurato. In questo momento molti giovani si stanno avvicinando all'agricoltura, la provincia di Como è addirittura tra tutte le province lombarde quello che ha il maggior numero di giovani imprenditori agricoli, quindi è un segnale che comunque c'è una nuova riscoperta da parte dei giovani del mondo agricolo, del mondo zootecnico, insomma di tutto quello che è stato per anni la nostra fortuna anche come territorio, e questo può essere fatto anche stimolando attraverso manifestazioni come queste la conoscenza di un mondo che è un mondo sano, un mondo bello, un mondo che ovviamente riscopre tradizioni ma che può guardare e deve guardare al futuro, perché non dimentichiamo mai che Regione Lombardia, pochi magari lo pensano, lo immagino, ma è la prima regione italiana come produzione in campo zootecnico, in campo agricolo, e questo è un dato che certamente non può essere dimenticato. Per Regione Lombardia che importanza hanno manifestazioni di questo tipo? Sì, come Regione Lombardia ovviamente poi l'Expo ha la fortuna quest'anno di avere anche un collegamento diretto con tutto quello che è la filiera agroalimentare. Noi abbiamo la fortuna di essere estremamente vicini a Milano e quindi credo che l'anno prossimo con Expo ci sarà la possibilità di far conoscere questo mondo, questi tratti della nostra terra che sono non solo, come dire, legati al singolo paese, ma possono essere fatti conoscere a tutto il mondo, perché si parla molto di Expo, ma credo che un dato certo ci sarà, ovvero la grandissima affluenza da tutto il mondo di persone interessate e l'importanza che poi ogni paese, ogni comunità possa far scoprire le proprie peculiarità è qualcosa di importante, perché poi credo che il volano turistico che comunque creerà Expo negli anni a seguire è l'obiettivo principale, cioè l'obiettivo di Expo non deve essere solamente i 6 mesi della kermesse, ma deve essere quello di mostrarci nel miglior modo possibile per poter poi richiamare nei successivi anni del turismo attraverso un passaparola che diventerà fondamentale. Quindi Expo 2015 sarà un'occasione da non perdere anche per i nostri territori che, essendo a pochi chilometri da Milano, potrebbero avere un'occasione unica. Il consiglio agli amministratori è quello di organizzarsi. Sì, noi abbiamo una grandissima fortuna che credo che tutti quelli che verranno a Milano per l'Expo un paese lo visiteranno, che è Bellagio, perché se voi ovviamente parlate di Bellagio, ovviamente lo conoscono tutti. Abbiamo la fortuna di essere sulla direttrice Milano-Bellagio e quindi l'importanza di questi territori sarà quello appunto di creare dei collegamenti, ovviamente anche in materia di trasporti, che possano portare il turista che comunque a Bellagio una tappa la farà per vedere i nostri territori. L'importante, sottolineo, è cercare di mettersi d'accordo per evitare di creare nelle stesse date, negli stessi momenti più iniziative, quindi un coordinamento tra i comuni, un coordinamento tra le associazioni, un coordinamento è fondamentale per poter offrire comunque un panorama di iniziative che possa in qualche modo essere assolutamente distribuito sul territorio e far conoscere più realtà possibili. Raccolti in braccio da questa nave che non sa partire, ricamiamo il mare con lo sguardo a punta, l'ancora più grossa ce l'abbiamo qui. Come figli portati a spasso dalle onde a pezzi che san tutto loro verso un orizzonte, con il sole al collo, dondolando sempre, ma cadendo mai. L'onda de ier porta l'onda de inche, l'est è un vec, l'era l'est è un fiel.
E sem partì, e sem partì per questa America sognata e impresa. La faccia dubbia come una moneta e una valisa che è denna got. E sem partì, e sem partì come toc de vetro del bicera toc. Una vita nuova qua finisce il mar, mentre quella vecchia la te pica e spal. E sem partì. Come figli salutati a mano da questa gente che non riesci più a vedere, fazzoletti bianchi che non san volare, non ci seguiranno, resteranno là. Come figli presi a calci in culo da una paura con le scarpe nuove. E gli occhi bruciano senza rumore. Non è solo il vento, non è solo il sale. L'onda de ier porta l'onda de in che. Lec de un ves, l'era lec de un fiel. E sem partì, e sem partì per questa America che mai ha tuc. Un grattacielo, una riultela, se la fortuna la me basera. E sem partì, e sem partì come una cicata contro la bufera. Se che la fo cambi la mia vita, se fondi mea leggiamo quai cos. E sem partì. Intanto come associazione allevatori, io sono il tecnico degli ovi caprini. Ringrazio i rappresentanti della Fiera di Caslino, perché anche quest'anno mi sembra che l'organizzazione sia veramente ottima. Ecco, adesso volevo dire due parole sugli animali che voi vedete qui rappresentati, perché la cosa interessante delle capre, ma non solo delle capre, si parla tanto di biodiversità. Ecco, qui avete un esempio di biodiversità, perché potete vedere della stessa specie, la capra, potete vedere tante razze differenti con caratteristiche differenti, sia per quanto riguarda la produzione del latte, la produzione dei capretti, eccetera. E soprattutto anche una capacità di adattamento agli ambienti, perché le varie razze si sono selezionate in modo quasi autonomo nel corso del tempo e della storia, perché a seconda dell'ambiente in cui erano presenti mettevano ovviamente in risalto alcune caratteristiche. Poi il resto l'ha fatto il lavoro dell'uomo. Qui vedete delle stalle degli allevatori che lavorano tutti i giorni ai fini del miglioramento genetico, per cercare di avere degli animali più belli morfologicamente ma anche più produttivi. Io adesso farò una breve carrellata appunto degli animali presenti, dicendo proprio due parole su ogni singola razza, e magari se hanno voglia facendo dire due parole anche agli allevatori che così si presentano. Parto da qui e faccio il giro. Allora, intanto azienda agricola Enice, no? Enice di Asso. Enice di Asso. Qui vedete una capra detta nera di Verzasca o verzaschese, come origine è un'origine del Canton Ticino, quindi Svizzera. È un'ottima capra rustica che riesce a pascolare per lunghi periodi, facendo anche un buon latte e anche dei bei capretti. Questa è la nera di Verzasca. Qui, andando oltre, invece è Sole Luna di Asso, giusto Asso. Qui vedete un esemplare invece di razza orobica. L'orobica in realtà è in genere nell'Orobia, no? Nella zona dell'alta Valtellina, della bassa Valtellina, insomma zona Valgerola e nella Bergamasca. Questa è una femmina, ecco, l'ho scelta insieme a altre che poi vedrete, anche per il discorso del suo mantello, no? Che vedete che è un mantello bicolore. Questa è una capra di quanto? 2 anni di età. Poi dopo passiamo alla... Vedete un maschio, un becco di razza Sanen, di quanti anni?
tre anni senza corna, perché in genere sono ovviamente con le corna i maschi, anche le femmine, ma in particolare i maschi. È un gran bel esemplare, questo anche, anche questo è una razza di origine svizzera che si chiama Sanen, molto selezionato come animali. Infatti le capre di razza Sanen sono forse quelle che hanno la capacità di fare più latte in assoluto. Poi azienda agricola Tavecchio di Caslino, che ha portato una capra di razza Frisa. La razza Frisa è una razza della Valtellina, parente della striata grigionese, sempre in Svizzera. Anche questa è una razza molto rustica, di buon sviluppo, e è famosa anche perché è destinata spesso alla produzione del violino di capra. Quindi fa anche un discreto latte, quindi è una buona razza. Caratteristico il mantello nero con queste frise e poi il sottocoda bianco, il ventre bianco. Queste sono un po' le sue caratteristiche. Ecco, qui abbiamo un'orobica, anche qui importante per le sue corna, per la sua morfologia. È il bello di questa razza, oltre a fare un buon latte, è la capacità di adattarsi a un ambiente difficilissimo. Altre razze non ci potrebbero stare facilmente in questo ambiente qui. Il nome dell'azienda? Maroni Giovanna. Ah già, Maroni Giovanna, che è in Valsassina. E qui abbiamo un esemplare che viene definito Nigru perché ha questa colorazione nera. Mentre invece qua un altro esemplare, sempre della stessa razza, sempre Maroni, tutte quante Maroni, che viene definito Farinel per il tipo di mantello che possiede. Questa invece non è più un'orobica, è una bionda dell'Adamello, altra razza sempre del territorio, zona principalmente della Val Camonica, Valseriana come origine. Anche lei è una capra piuttosto rustica, adattata alla produzione di un buon latte. Poi qui vedete un bellissimo esemplare, azienda agricola Maroni, sempre con il titolare. Questo è un becco di quanti anni questo? Due anni e mezzo. Vedete che sviluppo delle corna veramente importante, e appunto ha le caratteristiche che dicevamo prima. Poi adesso qua un altro esemplare invece di bionda dell'Adamello, anche questa, che insieme a quest'altra. Ecco, qui si vede una capra, in realtà non è pura, però ricorda per le sue caratteristiche una razza chiamata Vallese. Anche questa è una razza che ha rischiato l'estinzione, era arrivata a un centinaio di esemplari, ora invece è stata recuperata e si arriva a circa 2.000-3.000 esemplari. Qui abbiamo invece due capre, le metto insieme perché sono quelle più produttive. Questa ovviamente è compagna di quel becco bianco, è razza Sanen. Dicevamo una capra particolarmente produttiva per il latte, ma che va un po' di pari passo con la camosciata o alpin. Sono tutte e due razze che hanno un'origine svizzera comunque. Azienda agricola, scusami, no, dimenticavo, Pozzi Massimo di Castelmarte, sennò poi mi picchia. Qui abbiamo azienda agricola La Ronca, giusto? Questo è un esemplare che è parente della bionda di là, sono molto affini, è Toggenburg, anche quella, no? Ecco, sono tutti Toggenburg, anche qui origine svizzera. Rispetto alla bionda è un po' più caratterizzata dal fatto che produce, teoricamente, perché poi ogni allevamento ha la sua storia, un po' più di latte della sua parente affine. Ecco, mi pare aver fatto un po' tutto il giro, il nome dell'azienda l'ho detto, vero? Sì, azienda agricola La Ronca. Sono circa una ventina di allevatori presenti, adesso qua un po' meno, ma la caratteristica principale è questa realtà anche fatta di ragazzi giovani che hanno avviato questa attività produttiva. Qua nel porto de Marsiglia, la cambia al mar con una tazza de perno. E il sempre a strade pagura e meraviglia tutto quel che ghera che l'eran del palto. Ma
sta in gira in aula sura un punto. Una formica che la rampega sura al mappamont. Amo una volta scappa della sua Umbria. Per setas giù e ci c'era con quella fotografia. E i gandacci in Milano, ma l'unica che resta, forse le proprio queste. E forse basta me a fa una guerra, taglia con una forbis tutto il mar. Quando se ta caga è qualcosa che te sutera, e su tal tege che me alla stella polar. E poi bev mi la tazza de camamela, sarai pensando della bottiglia del vin bianc. Alla tempesta basta me a una scudella, perché l'inchiostro di ogni viaggio l'è nel tuo sangue. Voglio ringraziare le autorità presenti, il consigliere regionale Ferri e il presidente della comunità montana Mazza. Ringraziamo. Poi ci sono il comitato allevatori, che senza di loro non si sarebbe ovviamente potuta svolgere questa manifestazione. E poi adesso si procederà alla premiazione di tutti gli allevatori vincenti che hanno partecipato, e vorrei nominarli. Mi tolgo gli occhiali perché sono solo miope e quindi da vicino. Maroni Giovanni, azienda agricola di Prima Luna. Azienda agricola La Serva di Bosisio Parini. Azienda agricola La Ronca di Caslino d'Erba. Azienda agricola La Cascina del Sole di Asso. Mazza Giovanni di Lasligo. L'azienda agricola Sole e Luna di Mudronno, Asso. Azienda agricola Tavecchio Vittorio, Caslino d'Erba, qui rappresentato. Azienda agricola Girasole di Castelmarte. Agriturismo Molteni Tommaso di Proserpio. Azienda agricola La Roggia di Erba. Azienda agricola Fontana Matteo di Proserpio. Enice Antonio di Asso. Piantani da Marco di Civate. Azienda Emendi Ambrogio di Valbrona. Villa Stefano di Scarenna. Orlandi Luca di Caslino d'Erba, Rigamonti di Carpesino d'Erba. In questi giorni io mi sono incontrato, poi c'è Duroni Franco, scusatemi, era stato riportato sotto. In questi giorni io mi sono incontrato con gli allevatori per parlare un po' di questa organizzazione, di questa cosa, e avevo un'idea di quanto potesse essere il ciclo vitale di un allevamento, che poteva essere, non so, allevare una capra, mungerla, produrre latte, produrre formaggio, la macellazione, e pensavo fosse un ciclo vitale che tutti i giorni noi viviamo. Invece mi hanno stupito due allevatori che posso considerare amici dopo queste emozioni che mi hanno trasmesso, mi hanno raccontato di un fatto. E questo fatto, mi ricordavano, parlavano di una situazione in cui una capra, a giudizio del veterinario che l'aveva visitata, aspettava due capretti, però purtroppo si era ammalata e dovevano sopprimerla. Questo era il giudizio del veterinario. Loro mi hanno raccontato come hanno vissuto questa esperienza e si sono guardati in faccia e hanno detto: ma perché la Gademuri? E si sono messi lì e hanno fatto una cosa che ricorderanno per tutta la vita, ma adesso me la ricorderò anch'io. Hanno fatto un cesareo, un parto cesareo a questa capra. E la cosa che mi ha stupito, io da profano, lontano dal mondo dell'allevamento, la cosa che mi è uscita spontanea dopo questo racconto, perché sono riusciti a far nascere i due capretti, è stata: sareste stati contenti di aver fatto nascere due capretti? Mi guardano tutte e due, stupiti, e mi dicono: no, eravamo tristi. Perché? E perché è morta la mamma, che era la capra più bella che noi avevamo nell'allevamento. È una cosa che mi ha
sono emozionato adesso a dirvelo, lo sentite, ma è una cosa che mi tocca nel profondo, perché è qualcosa che va al di là dell'allevamento. Tante persone che conosco, alcune che non ci sono neanche più. E quindi dico, sono quelle cose che vanno recuperate, vanno, bisogna tenerne conto. Mi diceva prima il sindaco che le manifestazioni è la 17ª Fiera Caprina, in realtà sono molte di più, ce n'erano di più storiche che andranno a riscoprire. Ecco. Un popolo, una popolazione deve sempre guardare avanti, ma avere anche un piede nel passato, ricordare quello che è stato e oggi ancora di più, perché ricordiamoci che questa grandissima crisi, secondo me, la vinciamo soltanto se siamo radicati sui nostri territori, se valorizziamo i nostri territori, quello che c'è già, diamo una mano a chi si impegna e ha voglia di fare. Allora, Augusto e Monica, c'è motivo di essere soddisfatti per la riuscita di questa 17ª edizione, la prima che si è svolta di domenica? Ma più che soddisfatti, perché abbiamo avuto un'affluenza di gente enorme e questo ha dato la possibilità appunto a tutti i commercianti di Caslino e anche punti vendita di fuori dal nostro comprensorio di lavorare e sono convinto che hanno lavorato parecchio visto l'affluenza di gente. Capri in esposizione non solo, come abbiamo detto, anche bancarelle, prodotti, degustazioni, insomma il paese di Caslino si scopre sicuramente adatto a manifestazioni di questo tipo. Certo, più che altro è che oggi abbiamo avuto una giornata fantastica, vedremo appunto l'anno prossimo di organizzarci per poter coprire i vari allevatori con i vari capi, perché se purtroppo piove la manifestazione è rovinata. Ecco Monica, dal punto di vista delle premiazioni e del concorso, così come si può dire, che soddisfazioni avete tratto da questa manifestazione? Beh, diciamo che gli allevatori sono scontenti di quello che hanno ricevuto, il premio che hanno ricevuto, l'anno prossimo vedremo di fare meglio. Comunque siamo contentissimi perché è stata una bellissima giornata, la festa prosegue adesso nel pomeriggio e ringraziamo tutti. Molte le aziende premiate del territorio, avete così voluto dare una soddisfazione in più a quanti operano nel settore e si impegnano chiaramente per mantenere una bella tradizione. Certo, molto importante è quello che ha detto l'assessore regionale per quanto riguarda i giovani. Noi questa manifestazione la facciamo
per parecchi motivi, per il paese innanzitutto, più che altro anche per i giovani, perché visto quello che ha spiegato l'assessore, hanno un'opportunità di iniziare un'attività vicina all'agricoltura, nel contesto dell'agricoltura, e in più salvaguardare il territorio, perché i nostri giovani non vogliamo che cioè vadano in città o che rimangano nel loro territorio, dove bonificano il territorio, e questo è un bene per tutti. E Monica, allora domani l'appuntamento con le scolaresche, poi ci diamo appuntamento anche al 2015, sempre con la formula domenica e lunedì. Sì, sì, domani i ragazzi delle scuole andranno a visitare la stalla, l'azienda agricola La Ronca, e l'appuntamento è per l'anno prossimo, sempre al terzo, di solito è il terzo lunedì, però vedremo se farla di domenica, sempre di domenica. Una sera storta, come un cerotto in Selgenac. In gira crapa a volta, con c'è un desmila in di sacoci. Tira un'aria stramba, odude fogna e del limon. E l'angelo custode, le turna Andrea cambia i colzon. Ogni minuto spunge, come un tiga in di colzet. C'è chi fa testamento, vince il muro del gabinetto. Grignolino rusa, che le scuto un mal vestito. C'è l'orticaria, che non appena digeri. E tu pensa che la riderà, specie quei ven che mettersi. Che una madonna in canutiera, che dei miracoli in Fabio. E ogni umbriale è una pantera, ogni giuspire il parumpit. E questa luna de groviera, la sa più neanche le sedi. L'albere San Macaco, la noce San Nisen. Se tiro un via al QR, c'è sempre nessun de canzon. L'albere San Macaco, la noce San Nisen. Vorrevi smurza tut, o pietro al buton. Era aperta, per me all'ora dei saras. La sigaretta straca, per me all'ora dei smurzas. Se parla c'è una stella, la fame a fregas. Esprimi un desiderio, ma che me ha defidas. Attivato! Fa della stazione, che Belzebù con sciai valis, le corna senza punta e oramai gai cavei gris. Cerca un treno per l'inferno, un se lo troverà, ma in una notte come questa che par deve sacca. E come Batman in galera c'appi la mira contro i spar, speci l'alba o la curriera o un taxista in motocar. E come un cazzo la tastiera suoni la canzon di Matt, questa mannaia primavera la picca giù senza chiamat. L'erdere San Macaco, la noce San Nisen. Se tiro un via al QR c'è sempre nessun de canzon. L'erdere San Macaco, la noce San Nisen. Furevi smurza tut, ma ho pietro al buton. Furevi smurza tut, ma ho pietro a Nisen. Vorrevi desfà, vorrevi picà. Nel vede San Macaco, la noce de San Michel.
ai locali, luoghi che stanno ospitando questa meravigliosa giornata, anche la grotta dell'azienda agricola La Ronca, con noi Renata e Valentina soprattutto, che adesso ci aiuta a passare in rassegna quelli che sono i vostri prodotti. Allora, l'azienda agricola La Ronca è esperta per la produzione di caprini, specialmente il caprino di Caslino, che è una produzione particolare fatta a mano. Quattro tipi di prodotti: caprino fresco, caprino stagionato, robiola e stracchino. Quest'anno proponiamo anche il nostro olio, che come potete vedere è un olio che facciamo qua a Caslino d'Erba, abbiamo le piante e gli ulivi. E poi c'è la specialità quest'anno che sono i caprini sott'olio. I caprini sott'olio che sotto il nostro, appunto, vengono messi sotto il nostro olio sono caprini stagionati, in cui la stagionatura procede all'interno proprio dell'olio. E niente, quest'anno abbiamo organizzato una degustazione per far assaggiare tutti i nostri prodotti, è andata benissimo, come potete vedere non c'è più niente, quindi... Due parole anche sull'azienda. L'azienda agricola, la mia mamma fa la casara, noi facciamo caprino su... Adesso attualmente non facciamo per il pubblico perché stiamo aspettando alcuni permessi, però pensiamo di aprire con il caseificio e con la produzione anche al pubblico per il mese di marzo-aprile. Il caseificio si trova all'Alpe, la lavorazione per ora è una lavorazione soltanto a livello familiare, ma speriamo appunto di poterla rivolgere al pubblico. Abbiamo le caprette Togenburg, che sono una nuova tipologia di capra, abbiamo avuto le Nubiane, le Sanen per qualche anno e poi adesso abbiamo preso le Togenburg, che sono una capra della Svizzera interna. E è una capra particolare che ha un buon apporto di grasso calorico all'interno del latte, più una buona quantità. E quindi abbiamo deciso di cambiare. Noi siamo famosi perché variamo spesso la stalla, quindi facciamo una variazione della stalla per trovare il giusto equilibrio tra quello che è la produzione, quantità di produzione e il grasso all'interno del latte per avere la crema. Renata, soddisfatta? Contentissima. No, veramente, siamo felici anche di come si è svolta la manifestazione, è andata benissimo, c'è stata un'affluenza di pubblico notevole, spero l'anno prossimo di farla ancora meglio, io e tutti i collaboratori, tutto lo staff, tutti quelli che hanno lavorato, perché siamo in tanti, e dietro questo c'è tantissima gente, ed è stato veramente bello. La festa di domenica ha aiutato. La festa è stata di domenica, certamente la gente ha più possibilità di venire. Poi domani ci sarà anche il discorso dei bambini, verranno su nel mio caseificio, quello che ho, il piccolo laboratorio, e farò la dimostrazione di come si fa il caprino e di come si fanno magari anche qualche altro tipo di formaggini. Sono seduto qui di fianco al mondo, fermo come un tatuaggio in faccia al tempo, una seggiola di specchi, fuoco e gelo, guardo il sole che fa sciogliere il suo cielo. Rettile appoggiato alle galassie, ho intrecciato il mio corpo col mio corso, non mi muovo e lascio gli occhi all'universo, rubo tutto ma ne assaggio solo un sorso. Toro, Ariete, Capricorno sono pronti per colpire, prenderanno la rincorsa, mi faranno barcollare, una freccia al Sagittario, un percorso da seguire, un acquario, la bilancia che mi vuol pesare il cuore. Thank you.
strade attorcigliate, nella sfera nuotan vite intrappolate. Sarò io a spaccare questo vetro nero e a lanciargli il mio segnale come un faro. Ogni carta che io giro ha un retro scuro, ogni carta smascherata ha un segno chiaro. Il domani è un ragno in corsa sul suo muro, ogni giorno chiede prestiti al futuro. Il leone, lo scorpione ed il cancro con i pesci guideranno la tua ombra, mangeranno quel che lasci, e verranno due gemelli col riflesso del tuo viso, una vergine confusa che raddrizza il tuo sorriso. Toro, Ariete e Capricorno sono pronti per colpire, prenderanno la rincorsa, mi faranno barcollare. Una freccia al Sagittario, un percorso da seguire, un acquario, la bilancia che mi vuol pesare il cuore. Scigula, e goiac come impara ad essere. I miei amici dicen rob che san de grappa, e leoni fa de carta e de vernis. E la san che son piavon de giga scupa, quante vedi giù al consorzio al camp di bu. E a questa edera che la rampega, dai me scarponi al me capel, che foi carezzi tanche me sul fega, da giardinier son diventan restel. E al tramunco anche il sul betega, preparire scheria si mai adat, con sentiment che l'enna moto sega, e in corstremi che solta comincia. Canzon d'amore scrivi me, e con la vanga scondi pas di me pensé. E il merlo e il ritmo ormai chi se ne frega, l'erba alla cres per vede cos'è che fu. E il tamorus e il gira al mondo in barca a vela, e messo mai na fede sto giardino.